Buona domenica a Buongiorno, buona tutti. domenica. Allora, come state? Come state? Come andiamo? Oggi parliamo di un bel po' di cose. Come al solito, non ci si ferma mai, non ci si ferma mai. Sì, anche noi siamo ogni diretta in posti diversi, però Sì, vabbè, dettagli. oggi siamo in montagna, Eh sì. Abbadia San Salvatore, Monte Amiata. Yes. Dove eravamo l'altra volta. Allora, aspettiamo che Allora, ciao qualcuno a si tutti, connetta. intanto vedo Eccoli, vai. bel po' di persone. Oggi parliamo di come sfruttare questi mesi autunnali, invernali, cosa coltivare, cosa non coltivare e tutte Yes. queste Le robe qua, tutta roba importante. analizziamo sotto diversi punti di vista, Yes. come ormai lo sapete, il metodo BSC prende in considerazione le cose a 360 gradi, quindi Yes. ecco, prenderemo in Addio. considerazione diverse cose. Ciao Tanto Carlo, buona ciao. domenica a tutti, buongiorno. Ciao Paolettis Farm. Ciao Riccardo. Buongiorno a Ciao tutti. Valeria. Caterina, buongiorno a tutti. Oggi noi ci stiamo preparando, tra poco andiamo a raccogliere lo zafferano Eh nella sì, nostra tra azienda poco agricola. inizierà la raccolta, quindi ci aspetta un bel periodo intenso, Yes. pratico nel Ancora. campo, però Sì. ci Bene, piace molto fare la raccolta, quindi la facciamo sempre con piacere. ciao Gianluca, seguo da pochissimo il corso Zafferano da specialista. Bene, come sta andando? Ti piace? Ottimo, grandissimo. Buongiorno Mario, Viola. Bene, bene, Dai, buongiorno ci a tutti. siamo. Ottimi, oggi siete molto puntuali, grandioso. Sì, Bene, come iniziamo. accennavamo e come abbiamo scritto nel titolo, ovviamente oggi parliamo un po' di come, cioè cosa fare in questi mesi autunnali, invernali, perché molto spesso diciamo che le persone un po' si bloccano o comunque si fermano perché ovviamente l'autunno e l'inverno dal punto di vista coltivazioni sono meno interessanti, tra virgolette, ma anche dal punto di vista idee o forse, non lo so, voglia di fare, ovviamente un po' la situazione cala. Ok, invece oggi vi vogliamo parlare un po' di quello che facciamo noi e quello che Esatto, consigliamo di fare sotto vari aspetti. cioè diciamo non si sente quel brio, no, che avviene in primavera quando tutti hanno voglia di fare l'orto perché si immaginano di star fuori all'aria aperta, tutte quelle robe là. Invece, quando comincia ad arrivare l'autunno, Star fuori diventa meno piacevole, star fuori diventa ovviamente. meno piacevole. Sembra che non ci sia niente da coltivare anche per quanto riguarda gli orti. Ma oggi parliamo sia di orti, autoproduzione, eccetera, o piccole produzioni, ma anche per quanto riguarda aziende. Momento molto importante questo qua. Quindi non fatevelo sfuggire, soprattutto se avete aziende o se state costruendo aziende, e anche ovviamente se volete quindi farvi degli orti, coltivare, avviare un'altra produzione, farlo anche in un'ottica di poi costruirci un'azienda. Sono mesi importantissimi perché. Ovviamente non è che se si ha un'azienda, questo è un errore, attenzione, che fanno moltissimi, ma lo fanno chi ha agriturismi, chi ha aziende dove spesso magari utilizza eventi o comunque fa venire le persone in azienda, eccetera. Arriva l'inverno, tutto fermo, speriamo di aver messo via abbastanza provviste e denaro per superare questi mesi difficili e poi ripartiremo con la primavera. Non può funzionare così. Questo è l'altro errore di cui in qualche diretta, se non sbaglio, fa Sì. parlavamo di quando in estate accade che le persone agosto soprattutto vanno in vacanza, aziende chiuse, non si vende niente, non c'è nessuno che si sostituisce, l'azienda è chiusa e non si può acquistare nessun prodotto o servizio da quell'azienda. È un errore. Cioè, magari tu, imprenditore, puoi andare in vacanza in quel caso, ma l'azienda deve continuare a portarti denaro, ok? Perché è per quello che anche che viene costruita un'azienda, altrimenti che c'è a fare? Cioè, solo per poterti svegliare la mattina e andare al lavoro, non dovrebbe funzionare in quel modo, se no sei un dipendente. Se sei il dipendente di te stesso, è finita perché lavori H24, in poche parole. E la stessa cosa. In questi mesi invernali non è perché c'è l'inverno, allora ho un agriturismo, non lo posso più sfruttare perché è bello d'estate o robe del genere. Ho un'azienda e vendo prodotti o cose del genere, però sono più, vanno di più d'estate, quindi d'inverno non ho niente da fare. Cioè, è un errore perché significa che imprenditorialmente parlando non ti sei preparato in anticipo a questi momenti che arrivano, cioè o migriamo come le rondini oppure c'è l'inverno per noi e per tutti e quindi il mercato ovviamente ha delle esigenze, dei bisogni specifici magari nei mesi invernali rispetto che
ai mesi estivi. Comunque arriveremo a parlare anche dell'imprenditoria, sì, in questa diretta. Sì, infatti, appunto, come dicevamo all'inizio, parleremo di vari aspetti, quindi non solo di coltivazione, non solo di vendita, ma appunto un po' tutte le aree che tocca il metodo BSC, yes, e le analizzeremo proprio dal punto di vista inverno e autunno, ok? Partiamo dall'area coltivazione. Vai. Allora, l'area coltivazione, ovviamente, come dicevamo, in inverno, in autunno ci sono ovviamente meno piante da poter coltivare, no? Ovviamente in primavera c'è una marea di roba, in autunno molto poco. Però questo non significa che non possiamo ovviamente avere un orto invernale, ok? Infatti, diciamo che adesso siamo un po' in ritardo con i tempi, nel senso che sì, però noi abbiamo messo a dimora ieri le ultime piantine, quindi si può no, fare. Anzi, non le ultime, ne pianteremo anche altre. Sì, vabbè, però comunque, insomma, l'ultimo tranche di piantine comunque. Yes. Perché? Perché ovviamente anche in autunno si possono portare avanti diversi tipi di coltivazione per, ora sto parlando per autoproduzione, no? Quindi, per esempio, quali sono le piante che generalmente si mettono a dimora nel periodo di settembre-ottobre. Sicuramente abbiamo i spinaci, abbiamo lattuga, radicchio, quindi tutta questa parte, abbiamo la rucola, abbiamo per esempio tantissimi tipi di cavoli, che veramente ce ne sono di ogni tipo, cavolo rapa, cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore di vari colori, insomma veramente il cavolo romanesco, il cavolo nero. Precoci, cavoli a manetta, tardivi. Proprio, sì, precoci, tardivi, eccetera, eccetera. Poi finocchi. Possiamo mettere finocchi anche qui, precoci, standard, tardivi, quindi che appunto portano il prodotto prima o più tardi. Poi possiamo avere le cime di rapa, barbabietole, possiamo seminare direttamente le fave, possiamo mettere a dimora le fragole per poi avere i frutti nella primavera successiva. Quindi veramente c'è una... Porri, cipolle, aglio... Cioè, veramente, radicchi, insalate, lattughe di tutti i tipi, cioè, veramente, ce n'è una marea di roba. Quindi, spesso, quando le persone ci dicono che, ma è autunno, inverno, non c'è più niente da mettere a dimora, beh, non è assolutamente vero, cioè, ce n'è una marea di roba, veramente. Ce n'è, non quanto la primavera, estate, che ovviamente è il pieno, e questo è ovvio, è proprio una cosa stagionale, però in realtà c'è veramente, c'è tantissima di roba, e soprattutto è un errore abbandonare magari quei terreni o robe del genere che dobbiamo utilizzare magari in primavera, poi riprenderli in mano in primavera, rifare uno scasso tremendo per rimettere a posto tutto e riutilizzarli. Sì, perché questo è molto importante, infatti, Ale, perché ovviamente spesso che si fa, si abbandonano appunto i terreni alla fine dell'estate per poi riprenderli in primavera. In realtà, durante l'inverno, all'interno del terreno, succedono delle cose molto interessanti dal punto di vista di fertilità e di vita del terreno. Quindi è importante essere consapevoli che accadono quelle cose nel terreno e quindi aiutare comunque la natura a ristabilire fertilità in quel cassone, in quella parte di terreno di orto, per poi magari o piantarci direttamente a settembre-ottobre o piantarci ovviamente la primavera successiva. Questo perché? Perché ovviamente in inverno che succede? Che la microvita del terreno, la vita del terreno ovviamente non è che si stoppa, ma semplicemente si attiva anche molto di più e va a formare tutta quella sostanza organica, quell'humus che poi le piante avranno bisogno durante la crescita. Quindi è molto molto importante magari anche preparare, cioè se non si vuole fare una coltivazione autunnale perché magari non si vuole starci dietro o per vari motivi, ovviamente possiamo però già costruire i cassoni o comunque ridar vita al terreno dove la primavera successiva andremo a piantare. In questo modo il terreno si assesta praticamente da solo nei mesi invernali e poi noi possiamo piantarci in primavera. Ovviamente sarà importante, se magari ti trovi in questa situazione, tenere pacciamati, quindi coperti, il terreno, i bancali, i cassoni che coltiverai in primavera. Questo perché? Perché ovviamente dobbiamo proteggere il terreno dal gelo, dal freddo che magari appunto può presentarsi durante l'inverno, poi ovviamente dipende anche dal luogo in cui ti trovi, e poi perché per evitare il dilavamento, che sicuramente l'autunno e inverno è caratterizzato da piogge abbondanti spesso, e quindi la pioggia tende a dilavare magari terreno e sostanza organica, quindi dilavare significa perdere, ok, sostanza organica e terreno, e quindi la pacciamatura evita questo problema. Esatto, e anche qui vorrei fare un appunto che so bene, perché parlando insomma con tanti agricoltori o cose del genere, anche delle mie zone, dicendo comunque avendoli conosciuti tanti, c'è questa credenza erronea che non
che è proprio sbagliata, cioè è proprio il contrario, ossia molte persone, molti agricoltori che cosa fanno? Lasciano il terreno scoperto, lavorato magari con il frangizolle, quello che viene conosciuto come frangizolle, ma che è un erpice Morgan, perché ecco, visto anche Antonietta e Cristiano che ci hanno salutato, Cristiano è un esperto di macchinari, ci ha insegnato che l'erpice a dischi si chiama Morgan perché l'inventore di questo strumento si chiamava così, e è l'erpice a dischi, il frangizolle detto comunemente, che le persone spesso lasciano il terreno lavorato magari o con l'aratro, e lasciamo perdere ovviamente quello che pensiamo sull'aratro, o con il frangizolle che comunque può andare bene, e lo lasciano scoperto per tutto l'inverno, tutto inverno. Perché, dicono loro, perché con la pioggia almeno l'acqua rimane lì, se invece ci facciamo crescere l'erba, l'acqua viene dilavata, perché nella mente, esatto, cioè nella mente dell'agricoltore, io ho scoperto questa roba qui e cioè qualche volta rimango allibito, no? Però poi penso alla psicologia umana e dico no, ok, è tutto normale, cioè che ci si danno delle giustificazioni, delle risposte, delle opinioni basate sul nostro pensiero unico, quello che ci è stato detto o qualcosa del genere, quando in realtà, cioè biologicamente, scientificamente parlando e tutto quello che vuoi parlando, è il contrario. Perché le persone si immaginano, ho scoperto che con il tappeto erboso loro si immaginano che l'acqua quindi cade lì e scorre via, e invece con il terreno frangizollato, in pratica quindi che è tutto bucherellato, entra nel terreno e va giù. In realtà è proprio il contrario, cioè proprio la pacciamatura che si ha di proprio materiale inerte, quindi sfalci di erba, paglia, o insomma anche pacciamatura con teli di juta in un orto piccolo, eccetera, eccetera, o anche che sia fatta di erba spontanea, di sovesci, quindi pacciamatura viva, ok? Questo è molto importante perché quando piove le piante che sono vive o che sono semplicemente adagiate sulla superficie del terreno assorbono, esatto, quell'acqua che viene dal cielo e pian piano lo rilasciano al terreno, il terreno pian piano assorbe quell'acqua e la mantiene. Quindi, mentre in realtà, esatto, se invece noi teniamo il terreno scoperto, che cosa succede? Quel terreno magari è stato anche, cioè non ha una buona struttura perché magari è stato lavorato appunto con aratro, con frese, con strumenti, esatto, che non sono adeguati, quindi non ha una buona struttura, ha magari la soletta di lavorazione e così via, e quindi l'acqua, cioè il terreno non riesce ad assorbire tutta quell'acqua che cade, ma l'acqua viene, cioè fa fiumi, 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 e questo provoca dilavamento e perdita di, sì, esatto, di tutto, insomma. Ho scoperto però da cosa deriva questa falsa credenza. Deriva dall'osservazione sbagliata però dell'agricoltore, diciamo così. Ossia, nel tappeto erboso, chiamiamolo così, quindi nel pratino, ok, vedono magari l'acqua defluire verso il basso, soprattutto in terreni con pendenza, e dicono ecco, vedi, l'acqua lì fluisce, sì, verso il basso, mentre con il terreno frangizollato o arato non vedono questo fenomeno, ok? Perché ovviamente ci sono le zolle da copertura, non c'è questo, non si vede con gli occhi, ok, questo fenomeno nella stessa maniera in cui magari si vede su un tappeto erboso. Allora, dobbiamo capire che sono proprio le casistiche ad essere diversi. Allora, nel caso del tappeto erboso i motivi possono essere due. Uno, un po' di acqua che scorre verso il basso è normalissimo e succede proprio in natura per portare l'acqua a valle, ai fiumi, eccetera, eccetera, esatto, quindi è esattamente normale ovviamente un po' di questo fenomeno, diciamo così. Ma spesso il problema è che noi vediamo e osserviamo questo fenomeno in pratini che hanno sotto una soletta di lavorazione di proporzioni devastanti. E quindi perché ovviamente sono il problema stati, è come quello che dicevo prima, esatto, appunto, sono stati arati, pressati, esatto, l'acqua lì in quel caso non viene assorbita, ma è proprio perché è il terreno ad essere strutturato nella maniera sbagliata. Cioè un campo da calcio ovviamente non ha niente a che vedere con la fertilità, no? Perché sono terreni ovviamente che sono pressati, eccetera, eccetera, dove la gramigna è il top della pianta, magari che si può avere anche perché ci crea, ovviamente parlo dilettantistico, mondo professionistico è un altro discorso, però sia la gramigna, eccetera, eccetera, che ci fa tutto questo tappezzamento e via dicendo, poi vengono pressati, una storia e un'altra, eccetera, eccetera, ma lì è chiaro che lì fluisce l'acqua molto, soprattutto ovviamente in un campo da calcio non è in pendenza, ma il concetto è lo stesso, fluisce verso il basso, perché sono terreni proprio lavorati in una maniera sbagliata e quindi hanno sotto una soletta di lavorazione che non permette nessun tipo di assorbimento dell'acqua. Comunque quello che permette è grazie a quelle poche erbe che ci sono e è molto molto leggero.
In un terreno arato accade molto di più questo fenomeno, ma non lo vediamo perché accade in uno strato leggermente più profondo rispetto a quello che vediamo, perché sopra ci sono tutte le zolle, ma sotto a quelle zolle c'è uno strato iperpiatto, ok, perché è stato proprio lavorato lì, e lì ci scorre tutta l'acqua e porta via tutta la sostanza organica che in realtà dovrebbe stare lì. Sì, okay, quindi, e non si assorbe niente. Come avete capito, sia a livello di autoproduzione, quindi in piccoli appezzamenti, in bancali, in cassoni, sia a livello di azienda agricola, quindi per anche chi ha grandi appezzamenti, è importante, se si vuole lasciare un terreno lì senza coltivarlo, comunque tenerlo coperto o con pacciamatura o con sovesci o erbe spontanee, però ci devono essere tante di erbe spontanee, quindi il terreno, sì, deve essere veramente coperto, o con coltivazioni, si diceva, se non vogliono coltivare. Sì, sì, sì. Ah, okay. Poi ovviamente se volete coltivare, in realtà c'è la possibilità, soprattutto appunto come per un orto, prima vi abbiamo fatto una semplice lista, però veramente ci sono tantissime, sì, piante da poter utilizzare. Anche perché, come più, dici sempre adesso, ma non è importante questa lista di cosa coltivare e allora coltivo, cioè di roba da coltivare ce n'è tantissime, le liste le potrete trovare online veramente ovunque, cioè non c'è bisogno che ci mettiamo lì a farvi perfettamente la lista di cosa coltivare, non c'è niente da inventarci, le coltivazioni sono quelle, sono, sì, quelle che abbiamo detto prima, in poche parole, e ce ne sono di migliaia di tipi, anche la zucchina tonda per esempio si può coltivare in... si può seminare addirittura in ottobre, insomma, settembre-ottobre. Quindi veramente si può fare una marea di roba. Il discorso non è tanto la lista, il discorso è organizzarsi per farlo verso un obiettivo ben specifico. Cioè, perché lo facciamo? Ok? Come questo è molto importante, sì. Poi a livello di lavori da fare, sempre in ambito di autoproduzione, ovviamente questo è un periodo molto pieno, perché ovviamente magari è finita appunto la coltivazione estiva dei prodotti, quindi dobbiamo appunto dar nuova vita ai cassoni o all'appezzamento di orto, quindi togliere magari le piante di pomodoro, di melanzane, eccetera eccetera, e semplicemente o lasciare il terreno per la primavera oppure ripiantarci nuove piantine per l'autunno e inverno. E quindi anche qui noi ultimamente siamo stati molto indaffarati, sia per appunto rinnovare gli spazi, sia per un discorso cinghiali, perché appunto ci sono entrati purtroppo cinghiali nell'orto e quindi hanno estirpato piante, insomma fatto un po' di casino, e quindi ci siamo ritrovati comunque tanti tanti prodotti tutti insieme, che dici ok, come faccio? O le rivendi, ok, o le regali, o comunque devi inventarti qualcosa, che è anche una delle soluzioni ottime, perché se ti riesci a inventarti delle ricette che ti consentono di mantenere il prodotto per anche i mesi invernali, questo è veramente ottimo. E quindi questo per dirvi che ovviamente anche dal punto di vista autoproduzione in cucina, questo è un periodo bello pieno. Noi per esempio, sì, abbiamo appunto avuto, abbiamo tuttora tantissimi pomodori verdi, e per esempio con, sì, i pomodori verdi... Sì, perché ci hanno distrutto le piante e i cinghiali e... Sì, sono caduti, insomma abbiamo dovuto prendere praticamente tutti i pomodori che avevamo, la maggior parte, ma qualcuno ancora è rimasto in, sì, piedi. E ovviamente con i pomodori verdi, però in realtà puoi farci veramente tante ricette che poi si conservano anche a lungo tempo, per esempio, sì, la marmellata di pomodori verdi, i pomodori verdi sott'olio, quindi veramente... Vabbè, c'è Annalisa e Rosy che ci stanno guardando, è questa è una distinzione importante. No, certo, è un po' molto importante. E quindi comunque ecco, c'è da fare tantissimo, e è importante anche organizzarsi a livello di proprio cucina di casa per appunto mantenere e conservare questi prodotti a lungo, perché insomma comunque rappresentano una buona fonte di autoproduzione per tutto l'anno, quindi questo è molto importante. Intanto rispondo un attimo alla, esatto, domanda... Di Maria. Non ho capito se state consigliando di pacciamare con erba tagliata o semplicemente fare crescere l'erba spontanea. Allora, in realtà vanno bene entrambe le soluzioni, però dobbiamo fare una precisazione. Se hai un terreno o un campo dove purtroppo magari sono state fatte lavorazioni sbagliate, non è molto ricco di fertilità, quell'erba spontanea che adesso nascerà magari non andrà a coprire tutto il terreno. Quindi te magari vedi il terreno con l'erbetta che nasce, però se vai a osservarlo proprio lì da vicino, noti che magari non c'è una copertura 100%, quindi no, vedrai le particelle, comunque il terreno
un po', no? Se invece il tuo terreno è molto ricco di fertilità, allora nascerà tanta erba spontanea, e quindi a quel punto il terreno è coperto e va benissimo. Se però appunto il tuo terreno non è in ottime condizioni iniziali e quindi non cresce tanta erba spontanea, allora è necessario magari pacciamare o con erba tagliata, che in però... In caso di piccoli appezzamenti questo, sì. Cioè con erba tagliata, se no sovesciando. Sì, anche perché l'erba tagliata, se c'è poca erba, non va bene perché non ce l'avrai. Oppure appunto mettendo il sovescio, che è un'ottima soluzione, perché comunque le radici delle piantine che nasceranno dal sovescio vanno a lavorare il terreno, quindi è la soluzione ottimale. Oppure con paglia, che le rotoballe che trovi eccetera, va bene anche quello. Però se hai grandi appezzamenti, il sovescio è ovviamente... Esatto, quindi il concetto è che non c'è il giusto o sbagliato, cioè meglio l'erba tagliata oppure far crescere l'erba spontanea, meglio il sovescio, meglio la paglia, meglio per pacciamare, meglio questo, non è che c'è il giusto o lo sbagliato tra queste cose, c'è il capire intanto che tipo di terreno abbiamo davanti, quindi se è meglio una pacciata matura con paglia perché abbiamo bisogno di carbonio, per esempio, o una concimazione non interrata con letame di cavallo, per esempio, perché abbiamo più bisogno di azoto, per esempio, o sovescio perché lavoriamo su una grande estensione, quindi ovviamente andare a pacciamare un terreno che abbiamo coltivato e che ora è privo di qualsiasi tipo di erba e doverlo andare a pacciamare a mano è troppo grande, quindi ovviamente è impossibile, si fa un sovescio. Quindi il concetto è capire che dal punto di vista biologico il terreno deve stare coperto e deve migliorare la propria fertilità costantemente, quindi deve essere protetto, coperto per rimanere protetto dagli agenti atmosferici, e deve essere coperto per migliorare la sostanza organica, o comunque insomma la fertilità, per parlare in maniera più generale, di quel terreno. Sì, quindi poi ci sono varie soluzioni in base poi ai propri obiettivi, in base alla quantità di terreno che hai, ovviamente. Esatto. Poi Maurizio dice tipo, di solito le piante che hanno fatto il loro corso, pomodoro, melanzane, eccetera, le taglio e le lascio a terra fino a primavera. Sì, va bene. Però okay, ci sono anche modi di utilizzare queste piante molto molto migliori. Per esempio il top è utilizzare questi scarti, diciamo così, che sono degli scarti verdi importantissimi per fare il compost. Compost che ti servirà per magari arricchire quel terreno in primavera. Quindi scegli di non coltivare magari di autunno-inverno perché non ti piace, non ti va o qualsiasi motivo. L'importante è che se hai un'azienda da portare avanti grazie anche a quelle coltivazioni, dopo ci arriviamo e parliamo anche di questo, ma il discorso è scegli di non coltivare, va benissimo, magari o sovescia quel terreno, ok, o mettici dell'erba tagliata, facciamolo, se ovviamente parliamo di piccoli orti, via dicendo, e quegli scarti utilizzali invece per fare del compost che serviranno poi nella primavera successiva, ok? Yes. Dove posso comprare della buona paglia? Questa è una grandissima domanda, perché il problema è che spesso rotoballe o cose del genere sono sempre un po' state trattate in qualche modo, robe del genere, quindi l'unico modo è, noi per esempio ci facciamo delle scorte in estate, se ne abbiamo bisogno, di paglia, tagliandole dai nostri campi, che sappiamo ovviamente come sono trattati, o meglio non trattati, e poi oppure ovviamente andare da qualcuno di cui ci fidiamo, sì, e sappiamo che magari quel terreno lo tiene lì soltanto per la PAC e cose del genere, quindi non ci coltiva niente, ma taglia soltanto l'erba, e quindi poi possiamo prendere quell'erba, perché sicuramente non ci ha messo niente perché non ci coltiva. Quindi ecco dove trovare magari della buona paglia. Sì, poi ormai rispondo a qualche domanda, Maria, sì, sempre. Ma io sapevo che l'erba si deve tagliare perché rischia di soffocare la pianta e togliere sostanze nutritive alla pianta, quindi tutto sbagliato. Allora, anche qui entriamo in un discorso molto lungo. Però in realtà ora noi stiamo parlando di un terreno che lasci incolto, quindi senza coltivare piante. Quindi in quel caso le erbe spontanee invece vanno ad arricchire il terreno. Esistono per esempio le tipiche erbe, come si dice, demonizzate dall'agricoltore, per esempio la gramigna, portulaca, eccetera, eccetera, sono chiamate piante pioniere. Piante pioniere, questo è un discorso che spieghiamo anche nel libro, comunque piante pioniere che praticamente sono quelle che si adattano a anche situazioni ambientali ostili, quindi sono quelle che hanno meno esigenze dal punto di vista nutrizionale, di terreno, eccetera, e che quindi nascono per prime in un terreno, tra virgolette, lavorato o danneggiato, ok? Queste piante pioniere però nascono non per fare ovviamente un dispetto al contadino, al produttore, anzi,
Queste piante in realtà nascono per uno scopo ben preciso, ossia preparare quel terreno che non è in condizioni ottimali all'arrivo di piante, tra virgolette, più nobili, sì, diciamo così, che hanno bisogno appunto di un terreno più strutturato, di maggiori sostanze nutritive, di più areggiamento, eccetera, eccetera. Quindi in realtà quelle piante pioniere, gramigne, eccetera, che noi odiamo tantissimo, in realtà vanno a lavorare il terreno per le successive coltivazioni. Quindi se noi lasciassimo un terreno incolto per anni, 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 vedremo proprio il susseguirsi di queste piante, quindi nascono prima le pioniere, dopo le pioniere lavorano il terreno e dopo un tot di tempo iniziano a nascere gli arbusti, eccetera, eccetera, che sono piante che hanno bisogno di determinate caratteristiche, pian piano vedi l'evolversi della natura. Ovviamente noi uomini agiamo su questo processo naturale per velocizzare l'aumento di fertilità del terreno, ok? Però se lo facciamo in modo consapevole. Che non possiamo ovviamente aspettare i tempi della... Sì, poi se invece ti riferisci al discorso erbe quando... nel cassone, nell'orto, quando ho piante, qui è tutto un altro discorso, anche qui veramente il discorso è molto molto lungo, penso che lo tratteremo sì, in un'altra diretta. Sì, molto ampio, però sì, non basarti solo su quello che sai, quindi del fatto che l'erba rischia di soffocare la piantina, perché... Dipende da tantissime situazioni, dipende da cosa stiamo coltivando, dal terreno, da che erbe ci stanno nascendo, quindi è veramente molto molto più complesso, molto molto più articolato, però sì, è sbagliato pensare che bisogna per forza togliere le erbe, ok? Quindi ripeto, ne parleremo magari in un'altra diretta su proprio sì, anche perché poi questa la cosa gestione delle erbe infestanti. Cioè, magari non lo so, è un pensiero così, però questa cosa del togliere queste erbacce dall'orto, eccetera, poi effettivamente ci fa instaurare un rapporto un po' strano con queste erbacce, cioè non le riteniamo utili anche quando magari non c'è una piantina che coltiviamo nel terreno. In realtà sono molto utili perché appunto, come ti dicevo, fanno tutto quel lavoro, quindi insomma, è molto importante conoscerle bene queste piante, perché sì, sono erbacce, ok, sì, ma in realtà no, ok? Esatto, poi sì, non ci avevo pensato al compost, come si fa? Allora, guarda, nella diretta scorsa, Maurizio, credo che abbiamo parlato proprio del discorso compost, o comunque lo trattiamo se non nel corso di rendita agricola, però ripeto, cioè, come diciamo l'altra volta, il compost è molto semplice, bisogna mettere strati di materiale verde, materiale marrone, sì, aspetta, materiale noi verde, diciamo materiale che marrone. Generalmente c'è il compost, il compostaggio viene spiegato in tantissimi modi diversi, ma il concetto base, cioè di solito vengono divisi i materiali in, tra virgolette, colori, in materiali verdi, materiali marroni, poi noi aggiungiamo sì, anche certo, materiali grigi, eccetera, eccetera, però questo è anche qui un discorso un po' lungo. Importante. E però diciamo che i materiali verdi sono appunto tutti quei materiali, per esempio l'erba verde, gli scarti dell'orto che ancora non sono secchi, gli scarti di cucina, il letame, mentre i materiali marroni sono il cartone, la paglia, i rametti, i truccioli di legno, quindi diciamo che per fare un buon compost devi alternare materiali verdi a materiali marroni in una sorta di stratificazione, formare un cumulo scusate, e lasciarlo lì per mesi andandolo a rigirare. Questo è il concetto proprio base del compostaggio. Quindi per spiegarlo velocemente, sì, insomma, è questo: vai a mettere tutti questi materiali, ogni tanto le rigiri, più volte le rigiri e prima avrai il compost, e meno volte le rigiri e più tempo dovrai aspettare. Generalmente se non lo rigiri mai hai un compost pronto magari dopo 6-7 mesi. No, dipende anche da quanto poi fa caldo. Poi dipende, anche se lo fai in inverno, ovviamente il compostaggio è più lento, eccetera. La cenere da camino, posso metterla in mezzo ai bancali? Mm. Noi non siamo iper a favore della cenere messa così sul terreno e via, eh? Meglio utilizzarla in noi, un mix, per esempio, di pacciamatura. La mettiamo nel compost, mettiamo un po' di cenere, non troppa. Però sì, io vi direi proprio di metterla così in mezzo a bancali. Esatto, mm-hmm, perché spesso ve la fanno passare come il rimedio, no, contro, vabbè, le lumache, cioè, comunque, o sì, cose del... No, sì, sì, ma perché spesso viene utilizzato come il rimedio verso le lumache o cose del genere, però in realtà la cenere rilascia soda caustica, lo sbaglio. Sì, anche qui il discorso è un po' più complesso. Vabbè, io lo vedo da agricoltore, semplice, nel genere. Troppa cenere mi lascia soda caustica, no, la soda vabbè, di caustica sì, fa male, non ce la posso mettere. Sì, il discorso è un po' diverso, però questa è la base, diciamo. E adesso, quindi, abbiamo analizzato comunque i lati autunnali-invernali dal punto di vista coltivazione, ovviamente accennato, perché
purtroppo, come dico sempre, cioè, questi argomenti sono molto molto complessi, quindi cioè, non basta esatto, però mezz'ora. Grazie alle vostre domande magari riusciamo a entrare nello specifico di alcune cose. No, ma Carlo, è buona per il terreno, cioè non è che fa male, però in quantitativi piccoli, idonei, cioè piccoli, si considera che noi nel compost di cenere o roba del genere ce ne mettiamo il 2% rispetto a tutti gli altri materiali, compost, capisci? Mm-hmm. Quindi cioè non può essere utilizzata come pacciamante, magari la cenere può essere utilizzata tra i bancali in un mix di pacciamatura per arricchire il terreno. E quindi se fai un mix, però veramente deve esserci una piccola percentuale. Esatto, però non uno strato di cenere, roba così come si vede magari in qualche orto tradizionale, perché si pensa che faccia qualcosa di buono, capito? Ok. Perché fa questo? Perché era scaricata la batteria. Sì, ci vedete su Instagram? Cioè, ci sentite più che altro? Ci vedete, ci sentite su Instagram? Perché c'è una spia strana. Perché diceva il video in pausa, ma io credo Che... Ma se prendo il caricatore e lo collego? Ci vedono e ci sentono comunque. Ok, comunque fateci sapere. Bene, poi passiamo all'altro, perché qua quindi che cosa abbiamo capito? Che in questo periodo autunno-inverno è fondamentale andare a lavorare su due cose. L'aumento della fertilità dei nostri terreni, quindi con pacciamature, coltivando. Io sento solamente il video in pausa. Su Instagram? No, su Facebook. No, su Facebook non dovrebbero esserci... Non lo so, intanto diteci se ci se vedete, ci sentite. Anche ora qui si è fermata anche la spia, quindi anche su Instagram dovrebbe essere tutto ok. E, dicevo, ecco, due cose, bisogna lavorare dal punto di vista biologico, ok, sul terreno in autunno e inverno, per aumentarne la fertilità, quindi con pacciamature, come dicevamo, sovesci, coltivazioni, via dicendo, quindi non abbandonare il terreno in autunno e inverno, perché ovviamente è sbagliato, ma non perché, visto abbiamo detto lasciamo crescere le erbe spontanee, può andare bene, sì, ma va fatto insomma tenendo sotto controllo questa postazione, perché altrimenti arriviamo in primavera e dobbiamo disintegrare il terreno per rimetterlo a posto per farci il nostro orto. Ovviamente ogni anno è come se facessimo ripartire quel terreno da zero, ed è stupida come cosa, perché se noi abbiamo un terreno che oggi vale 1 e tra 20 anni potrebbe valere 5.000, perché non facciamo arrivare al valore di 5.000? O per lasciare qualcosa di buono ai nostri figli, o per rivendere quel terreno, non lo so, però abbiamo un patrimonio, miglioriamo questo patrimonio, aumentiamo il nostro patrimonio personale, ogni giorno siamo più ricchi, meglio di così, ok, facciamolo in modo corretto. E bene, tutto ok, ci dicono, perfetto. E l'altra cosa quindi è che potete coltivare, cioè soprattutto chi di voi fa orti magari o per un domani trasformarlo in una vostra azienda o per autoproduzione, cioè non fermatevi di inverno, di autunno-inverno, perché ci sono tanti modi, si può fare una serra, si può coltivare dentro casa, si fanno un sacco di cose, noi infatti abbiamo in mente di fare un bel po' di roba dentro casa anche per poi farvela vedere, metterlo all'interno dei nostri percorsi e via dicendo, quindi la facevamo tantissimo quando stavamo nell'altra casa perché non avevamo uno spazio esterno. Sì. Oggi anche se abbiamo uno spazio esterno lo vogliamo comunque fare proprio per continuare a farvi vedere che si può fare un sacco di roba dentro casa e ci si può divertire veramente. Assolutamente. Perché se avete freddo da andare fuori, cosa che ovviamente si può tranquillamente evitare, dai, nel senso perché non è che c'è da andarci tutti i giorni di autunno e inverno, è anche più facile la gestione, le piante possono essere coperte con tessuto o non tessuto, quindi basta farci una struttura con 4 picchetti o con i tondini quelli là di ferro. Sì. Messi a tipo tunnel, esatto, che creano un tunnel di tessuto non tessuto, quindi ricreare delle mini serre, si possono avere o comprare delle serre. Sì, qui c'è il mondo. Esatto, cioè ci sono serre anche diciamo ornamentali, cioè serre costruite con vetri veramente belle da vedere che possono essere messe nel nostro cortile, che d'inverno ci possiamo anche stare dentro volendo e metterci un divano e farci uno spazio lettura, cioè veramente potete dare sfogo alla vostra creatività se vi piace. Coltivare la vostra vita è anche questo, ok? Prendere quelle piante che coltivate dentro alla serra e utilizzarle per voi, quindi avete ovviamente una rendita in cibo per voi stessi, oppure utilizzarle per rivenderle e così vi ci pagate anche la serra e vi ci portate avanti i vostri hobby anche, ok? Oltretutto si può fare veramente una roba fighissima, quindi non fermatevi a queste credenze sbagliate, vecchie, superate.
Sì, passiamo... e ora al lato imprenditoriale, vendita, perché anzi, ovviamente... prima no, vorrei parlare del lato mindset. Ah, ok, vabbè. Prima, perché ecco, stiamo analizzando quindi la questione di cosa fare in autunno e inverno secondo i tre paletti del metodo BSC, le tre grandi aree del metodo BSC che bisogna sempre continuare a sviluppare e portare avanti, che sono il mindset, la biologia e l'imprenditoria. E adesso abbiamo parlato dell'area biologica, quindi di coltivazione, eccetera, eccetera, che come avete visto parte da delle conoscenze biologiche, ok? E adesso ci spostiamo invece sul lato mentalità o mindset. Mindset è la parola inglese che significa mentalità, quindi semplicissimo. E che cosa fare in questo? Cioè, perché non sfruttare, la domanda è, perché non sfruttare il periodo autunnale barra invernale per lavorare su noi stessi e sulla nostra crescita personale? Anzi, viene anche bene magari davanti al camino, al calduccio, non lo so, questa atmosfera secondo me si presta anche molto assolutamente, bene. Assolutamente, perché d'estate lavoro, siamo sì, più portati ad avere più cose da fare, perché stiamo più tempo fuori a lungo, perché poi c'è l'aperitivo, perché poi c'è la cavolata del genere, poi si sta fuori un'ora in più perché tanto è caldo, si sta bene, eccetera, eccetera, quindi non ci si mette mai a lavorare su noi stessi, ci si perde. Spesso succede che d'estate un po' ci si perde, che è un errore, che non va assolutamente fatto. L'inverno, quindi, però, perlomeno facciamolo diventare, cioè sfruttiamo il fatto che dobbiamo per esempio stare più in casa, come diceva Vale, vicino al camino e cose del genere, per leggere un libro in più, per studiare qualcosa in più, per fermarsi un attimo e ragionare su noi stessi. Questa è una cosa che diciamo sempre, no? Noi per esempio ci piace molto parlare di meditazione, noi amiamo la meditazione e la pratichiamo noi stessi, e le persone ovviamente quando dici meditazione, ah sì, si spaventano subito, sta lì a fare om e tutte queste cacchiate, ma non è quella la meditazione. Cioè meditare significa anche semplicemente star lì a pensare, cioè per me pensare, ok, con un mood diverso da quello cui siamo abituati. Generalmente pensiamo, ma siamo trascinati dai nostri pensieri e siamo vittima dei nostri pensieri e ci immedesimiamo sui nostri pensieri, cioè pensiamo noi stessi di essere quei pensieri, cosa che invece non siamo assolutamente. Spesso i nostri pensieri sono egoisti, spesso i nostri pensieri ci trascinano in una corrente di pensieri che non ha nessun senso, che okay, questo è quello che succede nel momento in cui pensiamo normalmente nella nostra quotidianità. La meditazione invece ti dice: mettiti lì, ok, e pensa in maniera consapevole, senza giudizio, ok? Lavorando su te stesso e non mentendo a te stesso, cioè andando a pensare che, andando a capire, per esempio, prima cosa che dico spesso, lo dico anche ai nostri ragazzi che lavorano con noi, è dicendo: voi non siete i vostri pensieri. Questo è il primo dogma, diciamo così, della meditazione, cioè capire che i pensieri sono solo pensieri. È proprio una pratica meditativa, un esercizio di meditazione, mettersi lì e comprendere che i pensieri non sono noi stessi, è un pensiero generato da noi, ma abbiamo noi il controllo su di loro, non sono i pensieri ad avere il controllo su di noi, ok? Quindi la meditazione non è star lì a fare om, perché poi le persone dicono: no, star lì a fare om, ma tu non sai nemmeno perché fanno om, per esempio, quelli che meditano. Cioè, se volete ve lo spiego, ma adesso non c'è bisogno. Però non... le lunghe, diciamo. Esatto, ma non... ciao, Fede. E non, cioè non è quella roba lì la meditazione. Poi sì, siamo stati noi a parlare di meditazione, il mondo agricolo, cioè agricoltura e meditazione, ma che c'entra? C'entra perché infatti, l'azienda agricola è portata, diciamo, avanti da buffa, esseri che umani. Moltissimi studenti entrano all'interno dei nostri percorsi, eccetera, e non si aspettano di trovare, come magari il primo modulo, uno dei primi moduli, appunto un modulo dedicato completamente alla mentalità. Questo ovviamente spaventa un po' tutti, poi però alla fine... cioè dicono che sono rimasti, diciamo, innamorati da tutta la parte mindset, quindi sì, esatto, perché c'è ancora che... veramente, cioè siamo nel 2022, ragazzi, pensare che noi stessi non abbiamo, la nostra mente non ha un'influenza su quello che viviamo, su quello che facciamo e sui risultati che otteniamo, è veramente ridicolo. Cioè, vi rendete conto ovviamente che nel 2022 si può arrivare a capire che siamo noi gli attori della nostra vita, cioè non è che siamo capitati qui e ormai è tutto scritto e quello che facciamo non cambia assolutamente niente. Poi mi sta bene anche che si creda al destino, cioè io non sono qui per dire il destino esiste, il destino non esiste, ok?
Può anche esistere il destino, ma cioè, lavoriamo per costruircelo, il nostro destino. Cioè, yes. che facciamo? Allora, se io credo esiste il destino, metto qui così, vediamo che succede. Cioè, vi rendete conto, no? Di cosa parliamo? Del nulla, no? Ok? Yes. Quindi la meditazione, tutta la parte di crescita personale, se volete potete anche non meditare o non approfondire il discorso meditazione. Sì, non è che è obbligatorio, ovviamente. L'importante, ripeto, è mettersi però lì a pensare in maniera consapevole. Non la chiamate meditazione, voi state meditando ma non lo sapete, in poche parole, è quello il discorso. Cioè, sì. C'è questa incomprensione sul mondo della meditazione che è veramente ridicola. Poi si può arrivare a livelli meditativi profondi, importantissimi, ma guarda, sono io il primo a voler andare a farmi anche un ritiro spirituale, vi dico la sincera verità, ok, che si va a dei livelli ancora più profondi, ma non è che ovviamente poi arrivare a quel livello di meditazione mi permette di avere un'azienda agricola di successo, non è quello il punto è ragionare capendo che spesso siamo vittima di pensieri egoisti, ripeto, siamo vittime del nostro ego, siamo vittime di, come ecco l'esempio che facevo prima, nella pratica poi come si traduce, che le persone pensano che in un campo con l'erba l'acqua va via e non va bene, invece in un campo senza erba l'acqua rimane lì, no, in realtà è il contrario, solo che non hai mai meditato abbastanza su quello, che significa pensare senza giudizio e comprendendo che non si sa tutto. Ok, è proprio tutto un altro modo di approcciarsi al pensiero con noi stessi ed essere sinceri con noi stessi, cioè capite la differenza di queste robe qua? Sì, e dal punto di vista ovviamente azienda agricola, la mentalità, oltre a questi fattori che sono importantissimi, però influisce tantissimo su poi la vendita del prodotto. Perché? Perché tantissime persone, ma veramente tantissime, con cui ogni giorno praticamente ci interfacciamo, soprattutto i nostri consulenti, cioè affermano che le persone svendono i loro prodotti perché pensano che il loro prodotto non valga tanto, perché hanno un rapporto sbagliato con il denaro. Quindi in realtà tutta la parte di mentalità è super super importante anche per un discorso poi vendita, di valorizzazione, esatto. Cioè valorizziamo veramente i nostri prodotti, perché esatto. Sono fatti bene, perché studiamo per coltivarli nel modo corretto, perché non contengono sostanze di chimica di sintesi, quindi cioè cavolo, dobbiamo valorizzare il nostro lavoro. Esatto. E tutto esatto. Questo deriva dalla mentalità, un lavoro importantissimo. Esatto, perché ovviamente la meditazione potremmo definirla, diciamo, uno strumento che utilizziamo per crescere personalmente, per imparare nuove cose, per andare ogni giorno a un livello di consapevolezza diverso. E questo livello di consapevolezza sempre più alto, diciamo così, in maniera un po' volgare, ci permette a un certo punto di capire che ci meritiamo di chiedere quell'euro in più al chilo per il nostro prodotto, ma non commentando su Facebook dicendo «Ah, la Geo facendo la frustrata di quello che ha regalato». Cioè, si leggono delle cose qualche volta che sono ridicole. Non è quello la mentalità buona, non è star lì a dire «No, io devo chiedere di più!» Cioè, via da sta roba, eliminatela dalla vostra mente. Il discorso è capire che Si è creato qualcosa con un senso verso un target specifico, per esempio che stiamo facendo un'azienda e via dicendo, e si ha la mentalità giusta per andare a chiedere il giusto prezzo, non che quando magari arriviamo lì a dire il mio zafferano per esempio costa 60 euro e è un grammo, ci vuole anche le palle per chiederlo. Queste palle sono la nostra mentalità, non è che sono le palle più grosse o più piccine, anche quello è un modo di dire. Ok, ma certo, la pratica no, è la mentalità. È un lavoro di mentalità che cioè, sembra assurdo per tanti, ma in realtà fa un lavoro incredibile, importantissimo. E l'abbiamo esatto. Visto su tantissimi nostri studenti che appunto cioè, lo dicono loro stessi, che sì. Cambiando la mentalità sono molto più sicuri, riescono a comunicare meglio il loro prodotto e così via. Esatto, quindi, cioè abbiamo persone che ci hanno testimoniato, insomma, che hanno aumentato il prezzo dei loro prodotti anche cioè, fin da subito, semplicemente cambiando la loro mentalità, perché si sono resi conto che avevano il diritto di chiedere determinate cifre, non che perché se tu qualcuno ha scritto frequenze tutto vibra, io credo molto a quella roba, perché fateci caso, cioè quando parlate con una persona, ragazzi, cioè vi arrivano delle frequenze, delle vibrazioni, delle percezioni, delle sensazioni. Ecco, se voi avete davanti a voi una persona che quando vi chiede il prezzo ci gira intorno 15 volte facendo finta di dire, di parlare di altre cose. Non è convinta, o magari paura. Non è convinta, o tutte queste cose. Cioè, a voi vi arriva questo. E non comprate a quel prezzo. E vi sentite in dovere di trattare sul prezzo. Ok? Perché proprio vi arriva quel qualcosa. Voi andate a comprare
l'orologio, la Rolex, voi non trattate sul prezzo. Perché non trattate sul prezzo? Cioè, voi andate in un ristorante stellato a mangiare, voi non trattate sul prezzo. Ok? Voi andate dalla locanda di questo e quell'altro, ok? E quando vi dice il prezzo è un po' fatto così, non c'era nemmeno il menù col prezzo scritto, cose del genere, perché è tutto un po' nascosto, la paura di chiedere il prezzo che uno, eccetera, eccetera. Poi vi sentite in diritto di trattare sul prezzo. Cioè, voi siete al mercato e robe del genere, cioè prendo questo, questo, ti faccio 12, dai, ma fammi 10. No! Un'azienda agricola che ha un imprenditore con la mentalità giusta, bene, questo qua è 12, dai, ma fammi 10, guarda, se lo vuoi è 12, se no c'è quello lì accanto, fa la verdura buona, meglio della mia la fa, vai pure. Cioè, ditegli così al cliente, vedete che succede. O non viene più, e quindi significa che non era un vostro cliente, oppure dice, hai ragione. E dice, cavolo, insomma, sono rimasto un attimino così. Cioè, capito qual è la roba che sta dietro a tutto questo? Roba che noi non vediamo, come prima nell'esempio pratico di prima dell'acqua che scorre in un terreno arato, in un terreno con l'erba. E qui è la stessa cosa, cioè spesso ciò che non vediamo poi è ciò che fa la differenza. Ok? Fate veramente molta attenzione a queste robe e sfruttate il periodo autunnale, invernale per la vostra crescita personale. Approfondite argomenti di crescita personale, leggete un libro in più, state lì veramente a pensare su voi stessi in maniera consapevole, fate queste cose, non lasciatevi sfuggire un altro autunno, un altro inverno, perché sarà un altro autunno, un altro inverno perso per sempre. Yes. Quando dico, come vi vedete tra 6 mesi? Come vi vedete all'inizio della prossima estate? Esattamente uguale a ora? Con le stesse conoscenze? Essendovi lamentati per altri 6-7 mesi che le cose dovrebbero? E che cosa avete fatto su voi stessi? Siete andati a pagare le bollette in giro, allora vi sentite di aver fatto la giornata piena di roba? Ci sono anche quelle di cose da fare, ma non è quella la giornata piena di roba. Yes. No, no, è molto importante appunto mettersi degli obiettivi e fare azioni per raggiungerli. Questo è fondamentale e lavorare su se stessi è una di quelle azioni. Ora qui c'è un commento interessante, non so, cioè dai commenti ovviamente non capisco il senso della domanda, però su YouTube scrivono zafferano è un prodotto di lusso, però questo mi dà spunto per una considerazione importante. Allora, lo zafferano, come l'esempio che ha fatto prima Ale, quindi chiedere 60 euro al grammo per lo zafferano, magari per qualcuno risulta più facile perché lo zafferano è un prodotto di lusso, quindi è logico che si venda a un alto prezzo. In realtà è proprio il contrario, o meglio, c'è anche nei prodotti di lusso il problema del prezzo e della mentalità è lo stesso, perché lo zafferano, prima che arrivassimo noi sul mercato, si vendeva 20-25 euro al grammo massimo, che ovviamente è svenduto, cioè non è quello il suo reale prezzo, però per farti capire che, cioè non so se intendevi questo, però magari uno spunto di riflessione. Sì, magari no? più penso che intendeva più un discorso zafferano, è un prodotto lusso, sì, quindi sì, vabbè, no, valorizzato. Però infatti non è che ce l'ho col cioè era giusto uno spunto di riflessione, però appunto in realtà c'è anche prodotti di lusso, cioè non è che perché allora sono prodotti di lusso allora le persone ti sganciano lì 60 euro al grammo, no? Dipende tantissimo da tu produttore, come chiedi il prezzo e tutta la strategia di marketing che fai. Anche perché l'esempio che ho fatto prima, per esempio, ora sul cibo è un po' diverso, se volete vi faccio anche un breve approfondimento, che ne so, dicevo prima del Rolex, no? Ho fatto l'esempio del Rolex. Rolex è un orologio, così come è un qualsiasi orologio che costa la metà della metà della metà, cioè l'ora è esattamente la stessa. E spesso non è che nel Rolex magari c'è l'oro, il diamante, roba del genere, quindi è per quello che vale di più. È semplicemente il brand Rolex che ormai ha un valore. Per esempio Apple, il telefono che compri della Apple, il 45, non mi ricordo quanti erano i dati, 45-55% di quel prezzo è dato dal valore del brand, ok? Se quindi invece che Apple c'era scritto Bopple, ok? Lo stesso telefono vale il 50% in meno, ok? Quindi questa è proprio la realtà dei fatti. Uno dice, ah, ma è truffa. No, non è truffa. Se finché c'è un mercato disposto a spendere quelle cifre per quel telefono, le persone compreranno quel telefono e Apple continuerà a sfornare telefono e li farà pagare sempre di più, perché non dovrebbe.
È colpa di Apple o è colpa di chi lo compra, se vogliamo dare una colpa che non esiste, ovviamente. La colpa esiste nel momento in cui uno mi dice non ho i soldi per investire su me stesso, sul mio progetto, però ho i soldi per andare in giro a far vedere la mela di Apple. Allora sei duro, non è che... Cioè, capite, le evitiamo, non me le dite nemmeno perché mi innervosisco, cioè io... Prima di comprarmi il computer della Apple, che mi piaceva un sacco perché comunque ci serve anche per lavorare, eccetera, cioè non avete idea quanto ho aspettato, sapete da quant'è che lo potevo comprare? Da tantissimo tempo, però una gestione finanziaria talmente fatta bene, ok, talmente che ci tengo tanto e forzosa, che ho voluto stessa cosa per altre cose che non posso acquistare, che vorrei acquistare, cose del genere, ma no, capisco che non hanno senso spesso, bravo. Ok? E quindi evito di fare, e lo evito io, ragazzi, e io sto bene economicamente, ve lo assicuro che stiamo bene economicamente. Quindi quando mi vengono a dire quelle robe là, io mi innervosisco, cioè veramente. Sì, perché... Calma, non ti ha detto nessuno, però. Sì, dai, ma te lo sai che cosa abbiamo passato certo. Noi per seguire. Poi sentiamo certo. Quelle robe, la gente non si rende conto, e invece deve rendersene conto. Chiuso il discorso. No, assolutamente importante. Sul cibo, il concetto vale lo stesso. Ok? Il problema è che se tu mi vendi la commodity pura, ok? Diventa più difficile farlo, possibile, e viene fatto perché spesso è un problema di mentalità, ok? Quindi si svende il prodotto perché si fa riferimento al prezzo di mercato che noi vendiamo alla grande distribuzione o al consorzio di turno. E noi pensiamo che quello è il prezzo del pomodoro, per esempio, lo vendiamo al consumatore a quel prezzo. Che in realtà quello non deve funzionare in quel modo. Cioè tu vuoi il mio pomodoro, che io ho raccolto di per te, che è fresco di stamani, che non ha nessun tipo di conservante, che non ha veramente nessun tipo di conservante, che non ha niente, eccetera, eccetera, lo compri al prezzo che dico io. Bene. E c'è un mercato, ve l'assicuro, anche da questo punto di vista. Ma se no, voi con quel pomodoro dovete farci la salsa di pomodoro, vendere la salsa di pomodoro. E fate una ricetta particolare, o lo coltivate in modo particolare, e via dicendo. E questo aumenta il prezzo del prodotto, aumenta il valore del prodotto, ok? E se voi avete la mentalità giusta e la scelta di marketing giusto, se parliamo proprio di imprenditoria, quindi l'idea giusta di sfruttare quel prodotto, di trasformarlo nel giusto modo, voi potete valorizzarlo a prezzi sempre più alti e con margini sempre migliori, perché quello che conta poi è il margine, neanche il prezzo di vendita, ok? E qui infatti siamo entrati nel mondo dell'imprenditoria, cioè autunno-inverno non è un periodo in cui non si lavora perché è freddo o cose del genere, è un momento che dobbiamo sfruttare, come dicevamo prima sul discorso mentalità, perché c'è più tempo magari per noi e che possiamo dedicare per spenderlo a lavorare sull'azienda, non nell'azienda. Che cosa intendo? Che magari d'estate, primavera, estate, lavoriamo più nell'azienda perché dal punto di vista operativo spesso siamo più in campo, ovviamente il tempo è migliore, eccetera eccetera, quindi siamo più a lavorare nell'azienda. Invece quando facciamo l'imprenditore, sapete che se volete avere un'azienda agricola, eliminatevi dalla testa che non dovete fare l'imprenditore o che non dovete conoscere la burocrazia o quello, perché le dovete conoscere, ok? Dovete fare gli imprenditori della vostra azienda, dovete gestire le finanze della vostra azienda, non utilizzare la stessa carta per andare a mangiare la pizza e fare il regalo alla moglie e al marito, quelle robe lì, le va via, ok? Bisogna fare gli imprenditori per portare avanti un'azienda agricola, non credersi imprenditori, non basta credersi imprenditori e dire fuori che ho comprato la terra, che ho comprato il nuovo trattore o che ho fatto l'investimento, sto pensando al progetto idroponisticato e robe del genere, non è quello fare gli imprenditori, ok? Fare l'imprenditore è fare l'imprenditore veramente, ok? E utilizzare questo tempo per lavorare sull'azienda, sul ma che cosa posso fare per creare nuovi prodotti, ma come posso fare per ampliare questo ramo, oppure ho questo prodotto che mi va benissimo, che cosa posso fare per rivendere di più magari a questi clienti che mi comprano spesso, ma quant'è il valore medio dei miei clienti? Cavolo, non lo so, allora devo iniziare a mettere dentro dei processi che mi permettono di capire quant'è il valore medio del cliente nei 3 mesi, nei 6 mesi, nei 9 mesi, nell'anno, e come posso far salire questo scontrino medio così che le spese mi rimangono le stesse e gli incassi mi aumentano e così i margini mi migliorano nella mia azienda, più cash per poterla far crescere ancora. E come posso invece dire
ma guarda, c'è quel prodotto che non mi va bene, invece di cambiare coltivazione o mettermi a cercare la coltivazione magica, ma è possibile che ho sbagliato mercato, ho sbagliato target per quel tipo di prodotto, magari devo confezionarlo in maniera diversa, allora penso a un potenziale partner che posso avere nelle mie vicinanze e ci faccio un prodotto insieme, o comunque lo utilizzo per prendere il suo prodotto, farci un bel prodotto con quel pecorino, e ci faccio il pecorino allo zafferano, ora mi è venuto in mente questo esempio, con un laboratorio, con un caseificio, boom, e poi mi rivendo quel prodotto perché magari c'è più prodotto su quello che sullo zafferano in stimmi puro, per esempio, nel mio posto, nella mia zona, il mio target è più quello, mi piace lavorare più su quello. Questo significa lavorare sull'azienda, ok? E sfruttare questo tempo per lavorare sull'azienda. E in più, non buttate al vento le festività che ci sono nel periodo autunnale invernale, perché ovviamente d'estate questo tipo di festività non ci sono. Ci sono più mercati, fiere, magari cose del genere, cioè, ci sono anche autunno-inverno, io lo vedo come il momento migliore per vendere, sinceramente, non sì, capisco comunque... perché molti fanno il contrario, dicono il contrario. Sì, in realtà c'è il Natale comunque. C'è il Natale, ci sono le feste, sì. C'è il Capodanno, quindi tutte queste robe. Le persone, tra virgolette, fanno l'errore di non coltivare di autunno-inverno, quindi non hanno prodotti, quindi se voi avete fatto invece tanta salsa di pomodoro perché avete coltivato tanto in estate, avete salsa di pomodoro da vendere all'inverno. O magari avete cavoli, insomma, esatto. Veramente avete tanti prodotti e sicuramente il periodo appunto autunnale-invernale è da sfruttare a livello proprio di impostare delle strategie di vendita efficaci, perché... Assolutamente, insomma. Esatto, quindi facciamo una scommessa. Voi scommettete che se da qui, se da ora, da oggi stesso, ok, che oggi fate il bel pranzo, la domenica, intanto riflettete su queste cose, eccetera, eccetera, se da oggi voi iniziate a leggere un libro in più, vi prendete l'impegno di questo inverno di leggere un libro in più, di capire come aumentare la fertilità nei vostri terreni e di non smettere di coltivare, magari se è una cosa che vi piace e che vi può permettere di capire come costruirvi una rendita anche da quel punto di vista, se decidete di approfondire concetti come quelli della meditazione, della crescita personale e via dicendo, e se cominciate a pensare a come far crescere la vostra azienda o a come costruirne una da zero, ok, se non ce l'avete, in questi 6 mesi, da qui alla prossima primavera, scommettiamo che siete molto molto più vicini al vostro equilibrio personale? Mettiamoci questa scommessa, fate questo impegno con voi stessi, prendetevi. Pensate a come migliorare la fertilità del vostro terreno o a come coltivare, leggetevi un libro in più sulla crescita personale, approfondite concetti di meditazione e lavorate sulla vostra azienda, non nella vostra azienda, ma sulla vostra azienda, che parta da zero o che sia già in essere. Caterina chiede qualche libro, se li suggeriamo, insomma. Milioni, allora, però, da suggerire. Sì, tantissimi in realtà libri. Mi è venuto il vuoto di libri. Di vabbè, lato crescita personale, sicuramente i principi del successo. Sì, vabbè, di Ray Dalio, che è veramente tosto nel senso che proprio, cioè nel senso che ogni capitolo ti fa riflettere, quindi non vai mai avanti perché ti fermi a riflettere. Quindi bello. Sulla crescita personale mi piace molto Deepak Chopra, spesso va anche molto sullo spirituale, ma c'è tanta roba da prenderci, assolutamente. Anthony Robbins, se volete il grande classico. Se vi piacciono i temi di PNL, ovviamente tutti i libri di Richard Bandler, John Grinder, poi possiamo andare su Bob Proctor se vogliamo parlare di denaro o cose del genere per la vostra crescita personale. Cioè, un mondo veramente, ce ne sono tantissimi. Però già comunque, con questi nomi, insomma, veramente ne troverai tantissimi da leggere, quindi... Sì, a manetta. L'importante è leggere, cioè leggete, prendete questi, gli autori, come vi ho detto, Richard Bandler, John Grinder, Anthony Robbins, Bob Proctor, questi sono autori, tutti i libri poi vanno bene. Anche molti film aiutano a meditare, assolutamente. Sì, con voglia. Sia film o magari documentari dal punto di vista anche di coltivazione, quindi ci sono, ora non mi ricordo. La fattoria dei nostri sogni. No, ma quello è l'ultimo... Dire. Ah, Kiss the Ground. Kiss the Ground è un documentario che mi ha colpito molto. In realtà, cioè, comunque tutti i temi che tratta sono temi che magari già conoscevo, però le tratta da altri punti di vista e secondo me è molto interessante da vedere sul tema magari aziende agricole, sostenibilità, lavorazioni, molto interessante.
Sì, esatto, noi l'abbiamo fatto vedere per forza anche ai nostri ragazzi, per esempio, perché sono tutte robe che servono, cioè sì, invece di guardarsi la serie scrausa che non serve a niente... Sì, ci sono tanti film o documentari, insomma, che fanno riflettere tanto. Yes, bene, ragazzi, è stato un piacere anche oggi, abbiamo parlato di un sacco di roba, e mi raccomando, piantatela... davvero, quindi coltivate anche d'inverno se volete coltivare. Abbiamo riaperto il percorso di affiancamento, quindi trovate tutto su Instagram, seguiteci anche su Instagram. L'abbiamo già detto settimana scorsa, cioè progetti bellissimi, quindi grandi a tutte le persone che hanno fatto già consulenza, ci avete fatto dannare perché abbiamo fatto tre consulenze al giorno, settimane di fuoco assurde, però bello, è stata dura, però abbiamo detto vabbè, proviamoci e vediamo se ce la facciamo, se e la facciamo. Effettivamente grande. E quindi ecco, andate su Instagram, scriveteli in direct, scrivete una mail o chiamate 800 150 010, insomma fate quello che volete, da qualche parte trovate sempre qualcuno che vi risponderà e che vi aiuterà a capire come possiamo aiutarvi a raggiungere il vostro sogno agricolo, ok? Buona domenica a tutti e grazie mille. Ciao ciao. Ciao.